Voi avete lasciato con casone. Adesso avete detto una cosa santa. No, io e mia moglie abbiamo sempre detto, voi avete lasciato con casone. Vedete un po', se è possibile. Adesso ha detto che lui deve fare il presepio. Un uomo di quell'età, capirete bene, non mi da casa tutti i museati. Io lo ritengo un bel di tempi inutili. Soldi che se ne va. Adesso è sceso, è andato a stambiaggio dei librai a sombrare certi pastori che si erano rotti. Io vi sono stata a pace. La figlia vostra che si è stata a pezzo. Solo Tommasino me la potevi far sentire. E fosse tutto per chi lo guaglione. Certo, è guaglione, fa qualche pazzaria, ma è l'età, è tutto perdonato. Ora guaglione sta casa del mio marito. Pazienza, la figlia vostra. E certamente. Adesso la vedete arrivare col marito. Ah, che c'è da mi accusavo. C'è una luce. Ma sta contenta di capire. Ah sì, la verità è bella assai. A me mi fanno schifo, ma a tua carriera ci piace, ne dice città. Beh, il nome lo vado perché ho lasciato il palazzo su. E mi volete mi chiamate. Stato dopo, e di nuovo, buon Natale, buona luce. Stato buono, Raffaele. E chi è stata una bugia? È sparito un'altra 5 lire. E che fa rubarti? Io per guadagnarmi 5 lire devo cercare una settimana intera per un numero rintoppandolo. Porcheria. Ah, ma stavo dopo di vuole, proprio. Perché ieri sera ho già fatto un sogno per tutte le soste. Si trova a 5 lire che la croce in coppa mi faccio attaccare un pazzo. Ma chi volete che se l'è presa questa 5 lire? Non lo c'è, se servizio il co e fa da 1000. Beh, non sbagliate, da 1000 chi si servizio il non ne fa. Ma come? Voi lo difendete tutto? Ma non è mio nipote, è qui che mio fratello, lo posso pure male. È questione più di una volta la cenguciata che è manella soia rindolcirei via. E chi le deve cercare un po' che spada per giocare con strummala? E perché ieri non ha contestato che si è rubato la cappotto che scorta? Cioè, che non è stata una combinazione? Una combinazione? Ma ha chiamato combinazione? E vabbè, come volete voi. No, non c'è, come volete voi. Come volete voi. Grazie, dito a casa. Oh, qui il caro sono per nuovo. Mamma, qua ci sta Vittorio, l'amico mio. Mi fa tanto piacere. Dio Pasqualino, buonasera. Buonasera. Auguri e buon Natale. Voi siete un bravo giovine. Siete il mio nipote prediletto. E io vi auguro un buon Natale. Tutto si ruba da 5 lire a coppa con un detto, non ne pare. Io? Quando mai? O sputi la 5 lire o non dosso con la cola. Io non ne ho pigliato niente. Vedete se è cosa che devo essere trattato così davanti agli amici. Ah! Mamma, dici che non ci pigliate la 5 lire! Guardate, guardate! Quello fu nelle tasche della madre! Uè! Posa la 5 lire, capito? Secondo me avete stato per me. A che stanno e di state facendo piangere che lacrime, guardate, guardate, sciocca mamma, sciocca. Sono un pianto di sciacallo, poi vedo sì, solo qua manca, poi vedo sì. Ebbene, ebbene, ma che
Sta bene. Quello mi lascia culo, Ma che viene tuo padre, gli dico tutto cosa. Ci ha sputato la cinque lì. Ma non tengo niente, che ha sputato. Ma voi avete visto bene? Oh no, non c'è. Che ha fatto la camera spingola spingola. E sottolietta di guardare tu. Non ci sta niente. E beh, voi voglio far contento. Voi avete una camera mia. Sposto e bombo la faccio muro, ma se non trovo la cinque lì, ma faccio a capo forza. No, però io vengo con te. E perché se trovo la cinquanina dico che non l'ho trovata? Non lo so, ma io devo essere presente. E beh, si trova la cinquanina, dico che c'è un coppa all'anima in mezzo. L'anima del bimbo, l'anima di tua madre. Ma perché sono i morti, vengono là. Aspetta. Te lo giuro sull'anima viva, santa di mia madre, mi metto banana coca. E io ti faccio un giuramento sacro, un giuramento che non ho mai fatto. Ti giuro sulla testa del direttore del bancolotto di Napoli, che se non trova la cinque lire, ti indosso con Natale. E muovo lì. Permetti, mamma, permetti. Ma non c'è. Ho fatto proprio male a venire. Volevi mi dovevi andare. Perché più tardi viene mia figlia col marito. E lui non ci volimmo indossare a Natale. E per quale ragione, scusate? Facito uscire. Quel marito sa tutto. Per via di una lettera che il Luganiello senza sapere ci avrà. E sono solo io. Sono le mie lacrime. Quello che ci è voluto non le fa faccia, solo le mie labbra. Me ne dovete andare, mi dica mica, perché non le faccio, non le faccio. La voce è la figlia vostra, voglio bene. Guarda, chi lo mi dice un faccio come se mia figlia fosse zitella. Mia figlia è maritata, avete capito o no? Voi da questa casa ve ne dovete andare. Ringraziate Dio che sono sola. Mio figlio, chi l'è guaglione, non capisce niente. Mio marito è come se non lo tenesse. Perché si deve stare una donna vicino. Questa storia sarebbe finita da un pezzo. E vabbè, donna Concè, non vi amareggiate. Me ne vado, sì. Me ne vado. Donna Concè, voi non lo sapete che la stanno passando io a figlia vostra. Che non lo va bene. Va bene. Va bene. Non lo va bene. Va bene, gli altri. I piedi da dentro a questa casa non li dovete togliere. No. E perché era aperta la porta? Mi credevo che eri tuzzoliato. No, io non nasce tuzzoliato. Perché hai aperto la porta? E mi pensavo, avevo pensato che tu avevi bussato alla porta e sono venuta. Avevi pensato che arrivava, che avevo bussato e hai aperto la porta e io sono arrivata veramente. Telepatia. Telepatia. Tu sai che cos'è la telepatia? No. A me me l'hanno spiegato. Telepatia è quando io non busso e tu apri la porta. No, niente, è un amico di Tommasino. Buon Natale, arrivederci. Un momento. E mo sono arrivato io, ma pare che non volesse cacciare. Fermami. Voi siete amiche di Tommasino. Ci vediamo spesso, sì. Piacere. Luca Cupiello. Vittorio Elia. Come? Vittorio Elia. Elia. Mi fa piacere che mio figlio, diciamo, frequenta persone vestite per bene. Si vede, quella è una cosa importante per i ragazzi, perché tante volte
una cattiva compagnia può guastare la pianta giovane. Certo. E qualche cosa ne avete prese? Un po' di rosolio, una pasta reale, un dolce di Natale? No, non ho avuto niente. Non occorre, veramente. Un po' di caffè, niente. Sì. Meglio di no. E il presepe l'avete visto? Il presepe? Sì, sì. È veramente no. Non ce l'hai fatta per il presepe. Non cari. Non cari. Che volesse sapere come faccio a fare. Accomodate. Venite, venite. No, mettetevi. Mettetevi acqua, vedete? Il colpo d'occhio. E uno, due, e uno, due, e tre, quattro. Visitate. Qua ci sono tutte, vedete, tutte le pecorelle, la lavandaia, poi ci sta il fiume, poi ci sta pure la lavanda, vedete la lavanda dove deve nascere il bambino Gesù, mezzanotte nasce. Bello. Bellissimo! Quest'erba! Come? Quest'erba! Anche l'avete messa voi! L'evera! L'evera! Sì, tutto io! Però! Non hai visto parliamo lo scotto! Ma come se capisce? Possa essere un piatto in pace. Ma non vi piace? Ma non è che vi deve piacere, per forza. Il presepe è bello, poi non è che si fa solo in casa mia, si fa in tutte le case di Napoli. No, è bello, è bellissimo. Io quando. Quando viene Natale lo faccio perché mi sembra di tenere vicino tutta la famiglia, ricordandomi che papà lo faceva per me e io lo faccio per i miei figli, così mi va di tenere a proposito. Sono andata a comprare anche dei pastori nuovi. Sì, perché dovete sapere che io non è che faccio sempre spese nuove, è una roba la chiudo in uno scatolo e così si utilizza l'anno seguente. Bambino Gesù, oro, incenso, mirra. Guardate un poco le faccine, vedete come sono articolate, guardate. E questi li avete scelti voi da solo? Sì, quello faceva un freddo tra centinaia di pastori. Però, voi siete amico di mio figlio, Sanno voi? Un barzulletto di vendita. Sanno voi? A coppia lo ce l'ho perché fa prischetta. Eccola qua. E Ninuccia col marito sono arrivati? No, non ancora. Ninuccia. Ninuccia è l'altra mia figlia. Che è l'altra mia figlia, che è la femmina, e si è maritata. Ecco che noi. Mesi e mesi non ci vediamo. E quando vengono tutte queste feste ricordevoli, Natale, Pasqua, Epifania, noi ci insomma, Ninuccia non vive con noi. Ah, no. No, quelle marità. Quella ha sposato Nicolino per fuoco, fabbricante di bottone. Tiene una fabbrica, tiene centinaia di operai. Ma deve pensare, non so se voi avete visto sopra il tram, ditta per fuoco. Quella centinaia di operai.
quella una grande sorte, una benedizione dal cielo. Ecco, quello l'ha messo su, qui l'appartamento, eh? Pensate che quando mi invita a pranzo, poi ci parla, viene da Roma, mamma. Dico, Nino, se mi vuoi fare contenta, mi ha da far mangiare in tarci. Sì. Perché io mi siedo a cucina, c'ha una veranda dove si vede tutta Napoli, chi mi assetta e mi cucina. E un salone, con c'è un salone, con me un salone. Stupendo! Il salone, stupendo! Cristalli, mobili, ogni mobile un pezzo d'opera, poi argenterina, porcellani, tappeti buttati per terra! Oh. Ed ecco che mesi e mesi noi non ci vediamo perché adesso sono quelle feste e io non sto lavorando, no perché altrimenti anch'io alle 7:30 salto a terra come un grillo e giù il concetto fa una tazzina di caffè, perché al mattino una tazza di caffè ci vuole quando riesce bene, e alle 8:30 stono in tipografia. Ah, siete tipografo? No, quasi troppo tipografo, un uomo di fiducia, mi affidano qualsiasi cosa, insomma faccio pagamenti, commissione, ho ereditato il posto che fu di mio padre, perché mio padre è morto, tutti dobbiamo morire, buon'anima, e quando morì mio padre, quindi il proprietario fece una specie di cerimonia davanti a tutte le maestranze, aspettate, come disse? Disse, la chiave la devi tenere tu, perché sei figlio. I diritti di uomo, di fiducia, pensate, voi siete razza di fiducia, e lei le chiavi, non c'è, vuoi vedere le chiavi? Vuoi vedere le chiavi? Che le chiavi grosse, le magazzini. E così la sera chiuso, la mattina apro, e se no quello come vanno ad entrare? Quello è che mesi e mesi che non ci vediamo. Quando vengono i motivi di lavoro, quando vengono queste feste, Natale, Pasqua, Epifania, ci corri, ci vira, momento, insomma vengono e mangiamo insieme, c'ha un lingua e mangiamo. E Tommasino che sta dentro con quello scocciante di tuo fratello. Ti piace un presente. No. Lascia, casa la cingolina, e io lo sapevo. È un ladro matricolato. Però non mi piace. Però hai perso 5 lire, hai perso. Tu guarda, ecco qua il segno. Quella ci ha fatto il segno e adesso non ti puoi più negare. Ehi, Lucarino, lascia stare la stella che ci fece io. Guarda un momento, basta, mamma mia, basta stai forte mi. Ma non sono battendo a roba issa. Ma combinazione qua un momento, siccome vedevo che il denaro spariva, e come ci faccio un segno mentre con la colonnetta così un coccio. Oh Mariuola! Ma si capita? Gli ha già fatto la croce. E tu non c'è fatta la vostra. Ora tu è certo che mi dà la vita di la coppa a colonnetta. Adesso non posso più andare avanti, no, che ti dice pure sì a Rob. E va bene.
è Natale, non ne parliamo più. E non lo fare più. E non lo facciamo più. Va bene. Allora io tolgo il disturbo. Sì, arrivederci. Subito, già ve ne andate. Sì, sì, quello deve dire la famiglia. Aspetta un momento, no. Un momento, il Natale è sacro e va fatto in famiglia, perché altrimenti poi è malaugurio. La famiglia a Milano. E di che Natale dove lo trascorrete? E per la verità, guardate, io mi cercherò una trattoria e poi andrò a casa a riposare. E restate a mangiare con noi! Ma tu fossi asciutto scelto, io ti sono ossa, soffro di rete. Ah, mi tieni la faccia della miseria, tieni, ma troppo c'è stato. Romito, il solo pensiero che di queste serate ve ne andate a mangiare in una trattoria ci mette di cattivo. Restate a mangiare con noi. Me lo dice col cuore. Veramente, restate. Vabbè, se insistete. Ecco qua. Conce aggiungi un altro posto a tavola. La forza, aggiungi un altro piano. Ecco. Questo è certamente Minuccia. Vado io, vado. Vai. Minuccia, la mia figlia maritata, sta arrivando col marito. Te la faccio conoscere. Figlia mia benedetta, pure a te, faceva freddo pure, sì, tanto, papà. Però questo è bello pesante, Asca! Asca, vieni qua, arriva di lì, poi mi cade la parte dito salotto un po' un po' di mani, un po' su video quando se ne vanno, Asca, tu! Asca, ma che siamo arrivati alla vocale! Concetta? Miserra! Ah, bene, sono giornate di punta, la gente vuol giocare. Ci siamo tutti? Sì. Nicoli, sì, anzi a proposito, vedi che ci sta pure un amico di Tommasino, che lo tiene a famiglia a Milano, e io l'ho invitata a mangiare con lui. Ti dispiace? No, perché? Mo te lo faccio conoscere. Omito! Ti voglio rappresentare il mio genero. Vittorio Elia. E Nicolino del Cuoco. Fabbricante di bottoni. Benetton Zir, centinaia di operai. Non sapeva niente, ma come fai male? Cunce! Non puoi sempre allontanare, Cunce, ma che sta? No, io dico... Cioè di che stata? Niente. Dico che stata? Niente. Non so possa di niente. Ma che stata? Non è stata. E su che
attribuite un'arte divinatoria che io non posseggo. Comunque dopo ci scriveremo. Sono a vostra completa disposizione. Questi sono i tre re magici. Amico, voi li avete già visti? Gaspare, Melchior e Baldassar. Ma ce ne conosce? Ma che dice? Pasqua, sono andato per dire. A Nicolino questo di tre re magici. Pasqua, ha detto, ma non ce ne conosce. Ma che succede? Io lo so la ragione. Avrà fatto una volta questione con Ninuccia. E quello che sapete, no? Quello ha messo su, guardate come si è combinato, guardate. Ha messo su quella pancia. Quella. Ma quello io lo capisco comunque, quella. E la Ninuccia vorrebbe mantenerla sempre un prodigio. Quando per centinaia di operai che ne mangiano, quando la sera si ritira a casa, ma chi non vuole mangiare a pesante, adesso passa il patate, passa il cipolle, passa il fasolo, e quella la moglie invece ci fa un prodigio, dico quando ne roba diventa un animale, allora prende, se ne va nelle trattorie, va a mangiare tutte quelle cose con gli amici, e la moglie la cura e fanno storie. Dice la verità, ti mangiate i macaroni e per una volta io. No, mi sbagliate, ma è come adesso, vedo che c'è un accordo completo. E noi questo vogliamo l'accordo, vogliamo che la famiglia sia tutta unita, e così ho imparato anche a patto masino. Io vuole fare i giovani moderni che il presepe non ci piace, ma è affezionato alla famiglia, affezionato d'altronde pure concetto, voi noi litighiamo, facciamo storia, ma voi parlate male a concetto, e la fate nemica, e Tommasino, pensate che Tommasino, quello poi è un giovanotto, dico non è più un bambino. Eppure ci fa l'uomo ancora la lettera di Natale sotto un piatto a mamma. E io lo voglio, perché i giovani devono avere sempre gli stessi sentimenti per i genitori. Mo' ve la faccio sentire. Tommasino, vieni qua. Fai sentire a Don Vittorio la lettera di mamma. Pure Nicolina avevo sentito. Nicolina la sa? Ma no, ma Nicolina sa quella dell'anno passato. Ma che sei la specie di dell'anno passato? Ma non ci hai messo quella cosa nuova? Boh, quella mamma sta finendo in abitudine, non c'è. Io mo ho chiuso curato. Ogni anno sempre la stessa litania. Pasqua, se non vuoi sentire la litania te ne vai in la camera tua, ma quindi il ragazzo la soddisfazione la devi avere.
sentite, fate il gelato e poi se piglierei Natale. Sentite i sentimenti di questo ragazzo, di questo giovane, i sentimenti. Cara madre, cara madre, tanti auguri per il Santo Natale, cara madre. La parola e questo ce l'hai detto. Pasqua, una volta, due volte, dieci volte, statta zitto, tu lo sai che quelli ragazzi hanno avuto la malattia di nervi e nervoso, guarda la cosa. Non è il colore. Vai avanti, come si vai avanti, ruba madre giove. Cara madre, da oggi in poi voglio diventare un bravo giovane. Ho deciso, mi voglio cambiare. Preparami. Ah, voglio la candisina da schiena! Stando zitta, gli altri ce ne stanno proprio, dobbiamo lanciare. Vai avanti, Tommasino, vai avanti. Cara Max, da oggi voglio diventare un bravo giovane. Ho deciso, mi voglio cambiare. Preparami un bel regalo. Questo te lo dissi l'anno passato e questo te lo dico anche adesso. E che sto decimognando? Cara madre, il Signore ti deve fare vivere 100 anni. Assieme a papà, a Ninuccio, a Nicolino e a me, cara madre. Un momento, vai avanti. Un momento, vai avanti, vai avanti. Chiariamo prima una cosa. Io ho capito la cosa che vuoi chiarire, ma è meglio che andiamo avanti. Chiariamo prima e poi andiamo avanti. Perché non mi hai messo nella lista della famiglia? Io non esisto. No. Ascia, a bozza. Non c'è bisogno. Io sono suo zitto, ma va a mettere pure a me. Ascia, non posso. Perché non può? Ah, non vedi che non c'è spazio. Non c'è spazio. Tu che non male ma si rocca. Non c'è spazio. E tu puoi pure venire da lontano la famiglia, capito? Guarda, una caluccia. Si mettono pure a me. Sino ci inguaiamo una cosa. Santo Navarino fa di tutto il speciale. Mettono pure a me. Ma qui sta portata. Basta. Basta, ma tu busta sul scelto. A pizza, non a pizza! Oh. Ma allora sei in scena proprio! Sono scena proprio! A pizza, non a pizza, la ruota sola, la ruota, chi su giù, la ruota, la ruota, la pizza, la mangia paura! Lasciala liberare! Ma se voglio sapere una cosa, ma Sigil ti mette nella nota della salute! Tu veramente da vicino no? No! Per allora! Per principio! Il principio! O principio la tua chiaria! Va bene! Tommasino! Metti pure a zio Pasquale! Ma come faccio? Metti pure a zio Pasquale, se no c'è tutta camera Natale! Metti a foto degli papi! No! No, no, tanto poi il Padre Eterno sa quello che deve fare, capito? Farisei, siete dei farisei, mette 10 anni, sei di sanza, non mettono proprio niente, insomma non basta proprio. No, leva a me, niente a no, metta a foto, leva a me. No, mi metto 3 mesi di vita, 3 mesi,
parla a te, vuoi? Cara madre, il Signore ti deve fare vivere 100 anni assieme a papà, a Ninucci, a Nicolino, a me e 100 anni pure a zio Pasquale. Però con qualche malattia. Pasqua, Pasqua, non ti preoccupare, il novero voglio, il fa così, ma voto povero, poverino Mito. Obito, noi facciamo queste scaramucce, queste cose in famiglia, questi momenti di tensione, ma sono senza cattiveria, senza malizia. Ah, e pensate che, vedete quante storie faccio via con c'è, eppure io ogni anno pure io le devo fare un regalo, sì. Due anni fa, le facete un bel taglio di cappotto, nel questa sera se lo mette per andare alla messa di mezzanotte. L'anno passato. Le spegnolaie, gli orecchini, queste tenevano pignorate, c'è facendo un momento la passata, ma mi ha detto faccio vista una volta, come vedo. E quest'anno ho pignorato gli orecchini e la giugliata è un'altra cosa, ve la faccio vedere. Guarda, ha giugliato pure un regalo, mo tu faccia fare. Ecco, hai fatto un regalo. Vito, quel sapete che ho mi posso entrare perché è stato troppo nella concetta, aveva messo l'ombrello, non è comodo, ma comodo. Allora io ho comprato questo ombrello nuovo, mi sono fidato dei consigli di un commerciante amico mio, guarda, questa è seta pura, vedete, poi il fusto, è un fusto di ciliegio, a carne, ecco. Il manico è corno meno, è partita tu, vuoi? Vieni, vedi, sei buono. È bello. Questo è il mio regalo. No, bello, mi piace. Io ho pensato pure come glielo dobbiamo dare. Ecco. Cosa che facevo? Non ci mettiamo d'accordo. Perché mi è venuta una bella idea. Nicoli, intanto le pensa ci stanno in campo. Facciamo una partita a calcio mentre spiega. Obito, io spiego un attimo a mio fratello come dobbiamo fare per fare il regalo a mio fratello, una partita a calcio. Stanno così senza fare il calcio. L'idea è venuta stamattina quando sono andata a comprare i remacci. Caspita, che giorno è far passare. Noi questa sera ci presentiamo da Concetto, quando Concetto si è messa a tavola, e io ho pensato pure come devo dire. Tu scendi dalle stelle, Concetta bella, e io t'aggio ad quest'ombrella. Tu scendi dalle stelle. Sì. Oh mia Concetta, e gli ha gettato questa bugretta.